I cieli narrano la gloria di Dio. I cieli narrano la gloria di Dio e il firmamento annuncia l'opera delle sue mani. Un giorno rivolge parole all'altro, una notte comunica conoscenza all'altra. Non hanno favella né parole, la loro voce non si ode, ma il loro suono si diffonde per tutta la terra. La loro armonia giunge fino all'estremità del mondo. Salmo 19:1-4. Il sole e la luna sono segni posti da Dio nel firmamento per nostro ammaestramento. Poi Dio disse: vi siano delle luci nella distesa dei cieli per separare il giorno dalla notte. Siano dei segni per le stagioni, per i giorni e per gli anni. Facciano luce nella distesa dei cieli per illuminare la terra. E così fu. Dio fece le due grandi luci, la luce maggiore, sole, per presiedere al giorno, e la luce minore, luna, per presiedere alla notte. E fece pure le stelle. Dio le mise nella distesa dei cieli per illuminare la terra, per presiedere al giorno e alla notte, e separare la luce dalle tenebre. Dio vide che questo era buono, fu sera, poi fu mattina, quarto giorno. Genesi 1:14-19. L'Antico Testamento è stato scritto in ebraico. C'è una lettera, l'ultima dell'alfabeto ebraico, la Tau, che oggi si scrive così e significa segno. Questa lettera, al tempo della trascrizione dell'Antico Testamento dall'ebraico in greco, 2 secoli circa prima della venuta di Cristo, era a forma di croce. Inoltre, c'è da considerare un'altra particolarità. Ogni lettera dell'alfabeto ebraico è anche un numero, e la Tau corrisponde al numero 400. Riassumendo, la Tau significa segno, a forma di croce e corrisponde al numero 400. Gli astronomi hanno rilevato che durante le eclissi di sole, cioè quando sole, luna, terra sono perfettamente allineati e la luna nasconde completamente il sole, la distanza sole-luna è 400 volte maggiore di quella luna-terra. Inoltre, il diametro del sole è 400 volte più grande di quello della Luna. 400 rapporto distanze Sole-Luna-Luna-Terra, 400 rapporto diametri Sole-Luna. Dai Vangeli di Luca e Matteo apprendiamo che il Sole si eclissò quando Gesù fu inchiodato alla croce. Era verso mezzogiorno quando il Sole si eclissò. E si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Luca 23:44. Dall'ora sesta, ore 12, si fecero tenebre su tutto il paese fino all'ora nona, ore 15. E verso l'ora nona Gesù gridò a gran voce: Eli, Eli, lama sabachthani, cioè: Dio mio, perché mi hai abbandonato? E Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce, rese lo spirito. Matteo 27, 45-50. L'Apostolo Paolo afferma: Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto è chiunque è appeso al legno, affinché la benedizione di Abramo venisse sugli stranieri in Cristo Gesù e ricevessimo per mezzo della fede lo Spirito promesso. Galati 3:13-14. Il profeta Isaia sottolinea: ma le vostre iniquità hanno prodotto una separazione fra voi e il vostro Dio, e i vostri peccati hanno fatto nascondere il suo volto da voi per non darvi ascolto. Isaia 59:2. I peccati creano separazione tra Dio e gli uomini, e
E Gesù, morendo sulla croce, si è caricato del peccato di tutto il mondo e di tutti i tempi, divenendo egli stesso peccato e tenebre. In quanto peccato è stato separato dal Padre. Dio mio, perché mi hai abbandonato? E sul legno della croce è divenuto maledizione al posto nostro. Gesù, la luce del mondo, è divenuto tenebre per un tempo. Il sole, figura di Gesù, durante la sua agonia si eclissò per 3 ore e la terra, figura dell'umanità e di tutto il creato, alla sua morte tremò, come apprendiamo dal Vangelo di Matteo. Ed ecco, la cortina del Tempio si squarciò in due, da cima a fondo. La terra tremò, le rocce si schiantarono. Matteo 27,51. Ritornando al passo biblico della Genesi 1,14-19, rileviamo che Dio dispose nel firmamento le due luci, il sole e la luna, come segni che, oltre a distinguere stagioni, giorni e anni, dovevano, in particolare, separare la luce dalle tenebre. La domanda è: qual è la probabilità che le distanze e i diametri siano entrambi nel rapporto di 1 a 400 e che la tau in ebraico significhi segno e 400? È un caso che segno e 400 si rappresentino con una croce? La grande verità è che il sole e la luna sono dei segni posti da Dio nel libro del firmamento a memoria perenne per separare la luce dalle tenebre. E questo ad opera della croce di Cristo. Gesù è morto appeso al legno della croce per liberarci dalle catene del peccato, dalla maledizione che incombeva sui nostri capi, per fare, alla fine, luce nel buio dei nostri malvagi cuori. Nel libro della Rivelazione, denominato anche Apocalisse, Gesù proclama: ogni cosa è compiuta. Espirando sulla croce ha detto: tutto è compiuto. Io sono l'Alfa e l'Omega, rispettivamente Aleph e Tau nell'alfabeto ebraico. Il principio e la fine. A chi ha sete, io darò gratuitamente della fonte dell'acqua della vita. Apocalisse 21,6. Come a dire: io ho iniziato l'opera della creazione e io la concludo. La Tau, l'ultima lettera dell'alfabeto ebraico, rappresenta il compimento dell'intera parola rivelata di Dio, l'adempimento delle promesse dell'Antico Testamento. La croce, la Tau, segno finale di giudizio, di giustizia e di salvezza a favore di tutti gli uomini della terra, rappresenta il mezzo con cui Cristo ha rovesciato la disubbidienza del vecchio Adamo, diventando il nostro Salvatore come il nuovo Adamo. Il filosofo Kant disse: due cose mi parlano di Dio, il cielo stellato sul mio capo e la sua legge nel mio cuore. A Gesù, nostro Salvatore, vada il nostro ringraziamento in eterno. Amen.